principale, che loro devono campare loro con 2 milioni al mese, così si rendono conto cosa significa fare l'operaio, cosa significa lavorare seriamente. Cioè, nel senso, tu stai facendo una dichiarazione a chi? Alle persone che vogliono cambiare questo articolo. Sono stati morti, sono state persone che sono morte per ottenere questi nostri diritti che noi stiamo perdendo. Agguato terroristico, credo che sia da considerarsi un attacco alla democrazia di questo paese, al mondo del lavoro e a tutto il sindacalismo confederale. Nel caso di Marco Biagi, così come avvenne per D'Antona, Tarantelli e il nostro compagno Guido Rossa e tanti altri. Tra il terrorismo e i valori del movimento sindacale vi è un abisso pratico e morale. E vogliamo accompagnare un esempio. La stragrande maggioranza di coloro che sono intervenuti ha sfondato sulla propria pelle cosa voglia dire lavorare senza diritti. Non si tratta soltanto di resistere. Beh, abbiamo dinanzi a noi non soltanto una politica di difesa, ma di che appena insediato ha incominciato a lanciare portate alla 194, ha modificato la scuola, guardate, bisogna leggere bene che cosa significa, ha modificato la scuola azzerando di fatto tutto quello che sarà fatto in questi anni e riportandoci 20-30 anni indietro. Se il giudice decide che non c'è motivazione, non c'è giusta causa per licenziarlo, deve essere licenziato. Sentiamo, iniziamo, Però sia uno sciopero che dobbiamo concepire non solo in difesa, ma uno sciopero che dobbiamo concepire anche all'attacco. Allora, il 23 è un momento importante, è una data grossa sotto questo punto di vista qua, è una data per cui quel milione di persone che verrà in piazza, io sono convinto che 950.000 sono contro la politica della concertazione, di questo ne siamo tutti convinti. Nelle conclusioni del congresso della CGIL c'è scritto nero su bianco che si è chiusa la fase della concertazione, per cui chiedo a chi fa queste affermazioni, per favore, dove sta scritto che noi chiediamo di scendere in piazza e di scioperare in Italia in nome della concertazione. Un comitato direttivo essenzialmente operativo
dove si decide sull'organizzazione, su come meglio attrezzarsi per rendere più efficace la nostra azione e la nostra iniziativa. Non intendiamo concedere nulla al terrorismo, non concederemo nulla al terrorismo. Allora, noi stiamo facendo un autofinanziamento tutti quanti, all'incirca 5, 6, 4 euro, dipende dalle possibilità di ogni individuo iscritto. E poi abbiamo dei pullman, almeno da noi partiranno un 4 pullman, partiranno un paio di treni speciali. E le richieste sono pari al doppio del numero dei posti che sono stati assegnati a noi. Con grandi sacrifici per gli edili, perché finiranno di lavorare alle 4:30-5, ci metteremo in pullman e andremo a Roma. Difendere un diritto che hanno conquistato i nostri padri, che è il diritto a non essere licenziati senza una giusta causa. Sandra, vengo da Palermo e sono una studentessa universitaria. Forse adesso si sta capendo che bisogna andare insieme per cercare comunque di risolvere questo momento drammatico. Io sono qui per diversi motivi, ovviamente. Mi rendo conto di quanto sia grave, dopo averla studiata, la legge 300 del 70, vedere come si possa distruggere così, un dispensario, distruggere quella che è una conquista seguita da morti e da una serie di sacrifici. Non si può sopprimere un diritto fondamentale. Con la nostra disponibilità nel lavoro in ogni cosa. Ora mi sembra che ci esista in Italia una sorta di, potrei definirlo, prepotentismo, no? Berlusconi, il quale decide per tutti, il quale la sua idea è quella di tutti gli italiani. Se non è condivisa è cattiva.
400 km in poco più di 24 ore, andata e ritorno dalla provincia di Palermo, ma ne vale la pena, perché questo è un momento importantissimo in cui ribadire che i diritti dei lavoratori non si toccano. Accompagno Silvio, ma presidente operaio. Presidente operaio, siamo arrivati. Iscritto alla FAI, troveremo la nostra categoria, non si sa, però è operaio. Non è giusto lavorare con le incertezze, già ci sono grossi problemi con l'essere un articolo 23, questi lavori non sicuri dove poter impostare una vita di lavoro, ma il lavoro all'americana non si può mai avere qua, già tanto potesse tenere quel po' di lavoro, il posto di lavoro che c'è, dobbiamoci andare a trovare un altro e basare una famiglia su un lavoro incerto. Sarà una grande giornata, dovrebbe passare alla storia come la giornata dei diritti, come la giornata dell'unità fra le generazioni, fra i padri e i figli. Smantellare in un sol colpo decine e decine di anni di lotta dei nostri genitori. E io sono qui proprio perché, avendo anch'io un figlio, vorrei che mio figlio, quando entrerà nel mondo del lavoro, si ricordi che suo padre ha lottato oggi proprio per garantire il suo posto. Io sono stato licenziato 3 volte per motivi sindacali, tanto per capirci. È una conquista che non devono mai toglierci. Thank you.
medici, studenti, precari e disoccupati. Benvenuti a Roma, i lavoratori essenzialmente utili. Noi siamo qui per rispondere a questo governo, sempre contro chi vuole rubare i diritti. Hasta la vittoria! Hasta la vittoria! Hasta la vittoria!
minuto di silenzio al professor Marco Biagi. Alla follia del terrorismo è la risposta più forte in difesa della democrazia e delle sue regole. Il terrorismo è tornato. Noi proponiamo una sfida competitiva che abbia al suo centro la qualità, l'innovazione, la valorizzazione della persona. Loro ci rispondono affacciando sempre ed esclusivamente ipotesi che portano alla riduzione dei costi della produzione, che aggrediscono e ridimensionano tutto ciò che è un costo, le prestazioni sociali, le tutele e i diritti. Abbiamo Ma qual è la prospettiva che offrite alle persone più deboli? Pensate alle donne e agli uomini che lavorano in attività sommerse, prive di tutele legislative, prive di tutele contrattuali. Quando quell'azienda emerge e finalmente per queste persone si apre la prospettiva della normalità, che cosa gli prospettano? La possibilità di essere licenziati senza giustificato motivo. Come si fa a sostenere che questa sia una prospettiva positiva, tale da stimolare anche comportamenti virtuosi in grado di favorire l'emersione? Sappiamo che la loro intenzione è subdola. Quello che loro prospettano è un patto neocorporativo a quelli che sono nel mercato del lavoro, perché la loro cultura, la loro, non la nostra, è quella che ha riferimento il capitalismo compassionevole, la filantropia. Noi siamo figli dell'idea della solidarietà. Nella nostra storia chi lavorava si batteva per acquisire diritti e lasciarli alle generazioni che sarebbero venute dopo. Loro propongono l'esatto opposto, chiedono silenzio a chi lavora per negare diritti a chi entrerà nel mercato del lavoro successivamente. La vostra presenza oggi è straordinaria. Sono qui tantissimi giovani, lavoratrici, lavoratori, pensionati, tanti cittadini che non hanno
un rapporto diretto con noi, non sono rappresentati dal sindacato, ma sono persone che conoscono il valore dei diritti, sanno quanto sia importante in una società avere disponibili politiche di protezione, di tutela, che promuovano sviluppo e occupazione, avere diritti universali, indivisibili, come sono nella Carta dei diritti europei. I diritti sono sostanza della libertà, della coesione sociale e dunque della democrazia. Ai tanti giovani, alle ragazze e ai ragazzi dei movimenti per la pace, a coloro che vogliono regole nella globalizzazione, a quelli che hanno a cuore, come tanti altri, le tematiche ambientali, a tutti loro dico: continuate a rappresentare le vostre idee e le vostre istanze, non fatevi intimidire. Dalla CGIL avrete sempre attenzione e rispetto. Tonino Guerra, un poeta romagnolo che ci è caro, ha voluto anche in questa occasione indicarci delle belle parole per la manifestazione di oggi. Le ha prese a prestito da un antico, sconosciuto, anonimo poeta indiano che scrisse: il corpo del povero cadrebbe subito in pezzi se non fosse legato ben stretto dal filo dei sogni. Nei nostri sogni c'è un paese moderno e civile, con una democrazia forte e una società più giusta. Con il vostro coraggio, con la vostra passione civile, quella che ci dà forza, sono sicuro che li realizzeremo. Grazie. Thank you.